Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo What I Eat in a Day. Ho preparato ieri una ciambella del tutto integrale, contiene latte burro, ma è tutto integrale, zucchero, farina, veramente buoni ingredienti, e quindi oggi prenderò una fetta di ciambella, molto buona, una marmorizzata, una bigusto e una tazzina di caffè. Lasciato raffreddare, perché io lo preferisco così, non caldissimo. Bene, questa è la mia buona e nutriente colazione. La fettina è una fettina normale, vi faccio vedere il confronto con la mano, quindi non è né troppa poca, e questa ciambella è buonissima. L'ho pubblicata di recente sul canale e poi la cottura, se seguirete le indicazioni, viene perfetta. Guardate il sotto, voilà, doratina, bellina bellina, buona, non troppo dolce. Assaggiatela, vedrete che buona. Bene, io intanto faccio colazione. Io amo le ciambelle marmorizzate perché mi diverto a trovarci le forme. Guardate, questo non è un basso secondo voi? E da questo lato vediamo, vediamo, non so, una U di una miniatura. Sulla fetta sembrano tipo mamma e figlio. Io sono pazza, lo so, gioco con le ciambelle come fossero le nuvole. Ma la giornata deve cominciare, meglio cominciarla in modo sognante. A dopo, vado a mangiare la mia ciambellina. Buongiorno mondo! Oggi il nostro What I Eat in a Day very special! Salute! Era buona la ciambella marmorizzata? Era buonissima! La consiglio vivamente a tutti quanti! Bene, oggi domenica 4 marzo, di ai nostri amici dove stiamo andando? A fare il dovere di ogni cittadino, votare! Votare! Voto Antonio! Poi vi porteremo a fare l'aperitivo. E allora, è una bellissima domenica soleggiata, rovinata da questa incombenza elettorale, ma comunque ragazzi, sono cose che si devono fare. Io ancora non ho idea, nel senso ho idea, però non sono convinta, perché lì non mi piace nessuno. Io voterò il partito della pastella. Io il partito di Topolino, forse è quello che ci potrebbe garantire, magari se tutte le città fossero come Disneyland, sarebbe molto bello. Comunque, scherzi a parte ragazzi, si va a votare e noi ci vediamo poi per l'aperitivo. Ciao! Ciao! E come promesso, aperitivo biondo per me, rosso per me, pizzetta, così, da black. Buon aperitivo. Piccolo update, sono arrivati anche gli arancini, buonissimi, e uno lo mangio, buoni. Questo è l'aperitivo a Catania, un pranzo in pratica. Adesso con i pasticcini vi abbiamo fatto vedere tutta la carrellata, poi vi faremo vedere nel dettaglio. Adesso dobbiamo passare un attimo a fare la spesa, veloce. Alla Piccol, dove tutto costa meno, una volta, ora non più, la Piccol si è allineata come prezzi. Bene, alla Piccol, ci vediamo dopo, ciao. Cielo blu. Io oggi mi tengo leggera, un passato di verdure fatto con bietola, cavolfiori e circa 70 grammi di lenticchie. Poi ho passato tutto ed è venuto questo bel piattone immenso, guardate che grande, di passato di verdure. Siccome dopo ci sono i dolcini, non voglio esagerare. Stasera c'è la pizza, da qualche parte dobbiamo togliere, se dobbiamo anche mettere, giusto? Quindi questo è il mio passato di verdura. Gabriele non è dello stesso avviso. Questo è il suo piatto di tortellini, panna
e prosciutto. Ok, voi emiliani giratevi dall'altra parte. Pane e prosciutto, sì, a lui piacciono. Sono dei tortelloni integrali, tra l'altro buonissimi, presi alla Lidl. Quindi i nostri pranzi si differiscono, ragazzi. Vado a mangiare ciò che mi tocca. Ta 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 ta. E vabbè, va così. Comunque dopo c'è il dolcino, quindi consoliamoci. Ciao! Quasi non ci arrivavo a fare il video. Qui manco il tempo di spacchettarli, li fanno fuori tutti! Ah! C'erano una fila di castagnole, una fila di cannolicchi misti, una fila di bignè al cioccolato, una fila di cestini alle fragole, una fila di rollè, cioccolato e ricotta, una fila di cassatelle, dette anche minnuzze di Sant'Agata. Enzo, cosa stai mangiando? Bignè. Bignè al cioccolato. E tu cosa stai mangiando? La lavato la ciliegina, non mi piace, una cassatella. Io ho mangiato un cannolicchio e un cestino alle fragole, perché effettivamente mi ero dimenticata di accendere la videocamera. Bene, finito pranzo, ci vediamo dopo. Ciao! E il mio spuntino di oggi è uno spuntino molto invernale, ma vi assicuro che è delizioso. Sono 5 di queste noci, queste qui lisce, queste le abbiamo noi in Sicilia, sono le noci brasiliane, sono una varietà che cresce qui in Sicilia in un solo periodo dell'anno, che è 2 mesi fa, e le ho comprate e le tengo come un tesoro. E poi, ragazzi, i mandarini, i kumquat, i mandarini cinesi. Questi in realtà sono cinesi della Calabria, però sono molto molto buoni e molto molto dolci malgrado l'aspro. Bene, questa sarà la mia merendina, poi se avrò ancora fame un mandarino catanese, che male non fa. Bene, quindi oggi merendina all'insegna dell'agrume e della noce, quasi Natale, diciamo così. Ed ecco la mia cena, una bella fetta di pizza, bella grande, grande quanto una mano. Sì, ragazzi, ho il pigiama, sono pigiamizzata, perché domenica sera, sono stanca, voglio godermi la serata, lo spoglio elettorale così selvaggiamente con un trancio di pizza, e poi dopo come snack penso che taglieremo, affetteremo un bel cedro che condirò con un pochino di aceto e un po' di sale. Ma è incerta la cosa, perché dopo la pizza non lo so. Credo di sì, lo faremo. Però non so se la pizza sarà solo questa o se me ne prenderò anche un altro pezzettino. E sapete cosa faccio? Ne prendo una fetta condita e poi, come secondo turno, come bis, prendo semplicemente il bordo di un pezzettino. Questa pizza è con un pochino di prosciutto cotto, olive, uova, mozzarella e basta. Direte voi, basta, e che ci vuoi mettere di più? Niente, ma Gabriele stasera ha voluto una pizza monella e lo ha accontentato. Ogni tanto si può fare invece della solita margherita. Bene, ho l'acquolina in bocca che sta prendendo il sopravvento, vado finalmente a cenare. Grazie per essere stati con noi in questa domenica speciale, fantastica, e adesso buonanotte a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!